A scopa. A scopa? Posso, tutto scopa? Sì. E che se non mangio scopa? Nel profondo del mio sentire mi piacerebbe che tutti avessimo bisogno di nulla. Se lui inquadra qua che io butto giù tutto, guarda quanta roba c'era. E così il mio mestiere, come quello degli avvocati e quello dei medici, sarebbe inutile. Un bel mondo dove saremmo tutti in vacanza, questo mi piacerebbe tanto. Cerco di disegnare le prestazioni, far diventare cosa quello che la materia e o il processo costruttivo hanno già dentro. Mi piace l'oggetto che diventa, con operazioni semplici, normali, naturali, che risponde a una domanda che non ci sappiamo fare. Cioè, a me piace molto di più spesso l'oggetto che mi appare all'improvviso. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Perché cambiare la scopa? Perché la scopa va cambiata, perché le scope si consumano, questa in più è anche molto leggera, non ti affatica, eh? Ah, ti affatica molto meno. Certo, ce ne sono altre leggere, però non sono così robuste, perché noi abbiamo una sezione del manico d'alluminio molto robusta, nonché un giunto in alluminio pressoffuso altrettanto robusto. L'ironia del progetto è un modo di sopravvivere. Le setole, ovviamente, usando la scopa, si consumano, ma non è un problema per te, perché tu puoi ordinarne delle altre. Ce ne sono di diversi tipi, che cambiano soltanto l'estetica, cioè uguali, ma di colore differente, nera, gialla, blu, oppure che assolvono a funzioni differenti. Questa con le setole rigide per le terrazze e i giardini. Questa con le setole molto morbide in tampico, che è un materiale naturale, per i parquet. E questa con le setole rigide e sottili e corte per i tappeti, per la pulizia dei tappeti. Non è così vero che i battitappeti battono i tappeti, mentre è abbastanza vero, e se uno va nei posti dove i tappeti vengono costruiti, puliti e lavati in Marocco, per esempio, vede che alla fine sono sempre delle spazzole che danno l'ultima pulita. Comunque la manutenzione viene fatta delle spazzole con delle setole molto consumate e molto fini. Bene. Che dirti d'altro su una scopa? Veramente non lo so. Si tende a... Ma che sta facendo? Che sta facendo? Sta scopa che fa? Rosa. State zitto. Ecco. Questa me la resta. Ti piace questa? Me la ricordo. Questa scopa ha una caratteristica che la differenzia dalle altre, che è quella di avere un giunto, in questo caso di alluminio, che con un'operazione molto semplice, grazie a una brugola che è inserita nella confezione della scopa, e poi ne parliamo, con un gesto molto semplice permette di svitare la chiave e cambiare le spazzole. Abbiamo pensato, per ridurre il costo dell'oggetto, di farlo anche in materiale plastico. Grazie alla riduzione della spesa nell'esecuzione di questa parte, la scopa costa un 30% in meno. La caratteristica principale di questa scopa è quella di essere sottile. Questo cosa perché? Perché le scope non si sa mai dove metterle.
Io altro non ho fatto che radunare le setole, diminuire lo spessore ed eliminare, dal mio punto di vista dell'uso della scopa perlomeno, quel fastidioso rigetto che le setole hanno quando si usa una scopa molto larga. C'è una piccola innovazione, una piccola idea che sta e nel giunto e nel contenitore, che puoi appendere a muro con due brugole e nel quale puoi nascondere la scopa e lasciarla, se vuoi, anche in vista, attaccata al muro e non nascosta in un armadio. Il design credo di non sapere bene esattamente cosa sia e questo è il motivo per cui continuo a tentare di farlo, anche perché questo mi permette la più grande libertà, cioè se fare il designer mi permette di guidare un'automobile tutta arancione piuttosto che riuscire a dare significati diversi a parole semplici, beh, allora mi piace. Se il design è solo quella cosa per cui bisogna vendere delle cose, beh, forse mi piace un po' meno. Capisco che a volte possa essere necessario.